Bene amici, sorriso a 64 denti No, non perché ho rotto il taglino che mi è cascato No, ma non si è rotto, sarebbe stato un disastro Perché so cosa c'è qua dentro Allora, no! Poi mi chiedete perché non puoi fare gli unboxing live C'era un embargo, no ma vaffanbagna tutto Apro subito questo embargo, scade mi sembra il 28 quindi, voi fate 400-40, vediamo chi indovina. Allora, da chi arriva questo pacco? Sony Europe, Sony Europe è tanto che non provo un Sony, è veramente tanto che non provo un Sony, ma soprattutto questo Sony che è l'Xperia. Solo... No, ovviamente l'ho tirato fuori al contrario: Tada! Xperia 1 quarta. Generazione ha una grandissima particolarità, ovvero quella di avere uno zoom ottico variabile, cioè proprio come questo qua, vedete, Danda, avanti in tre, adesso non so più come regolarlo, beh, lo lascio totalmente a caso. Tra l'altro, ho letto una cosa mentre spacchettavo, non c'è plastica nel packaging, però cara Sony cioè, non solo non c'è plastica, non c'è proprio una mazza. Cioè, cioè, ho capito la strategia delle aziende: non mettono il caricabatterie che in parte è fatto in plastica perché così possono scrivere sulla scatola che dentro la scatola non ci sono parti in plastica. Limortè: bello questo colore perché è un nero satinato opaco, 8,2 mm, 185 grammi. Mi sa che il senso dell'impronta digitale rimane, ahimè, nel pulsante di accensione, cosa che a me non... no, non dirmi come si accende, no, ok, si accende, ha fatto la vibrazioncina, eh, qua il volume, questo immagino sia il pulsante scatto, quanto mi mancano i telefoni che hanno il pulsante scatto fisico, l'Xperia ha, ha contenuto a mantenerlo e poi, no, poi... il non lo urlo, il jack delle cuffie, lo, lo su, il jack delle cuffie, grazie Sony. Type-C... Poi qua vediamo subito cosa c'è, due, oh attenzione, di qua forse c'è anche la SD, quindi SD da una parte e SIM dall'altra, uno dei pochissimi top di gamma che ha ancora la l'espansione per l'SD, sapete perché poi i produttori tolgono l'SD? Perché gli utenti ci mettono dentro l'SD di Carlo Cudega, si dice qua a Milano, cioè di un sacco di tempo fa, che non sono performanti, e quindi inchiodano un po' tutto il telefono però, per gli utenti voluti che vogliono salvare soprattutto con questo, che dovrebbe fare tante foto belle foto, bei video con memorie veloci, ha ancora un senso, ha eh? anche un senso toglierle perché, ripeto, poi tanti telefoni vanno in assistenza non va, non va, perché è lento e eh? poi era l'SD lenta, vabbè, comunque a parte tutti questi pipponi, eh, non è molto pesante, bello da tenere in mano anche perché il display 21 è addirittura 4K OLED, ma le cam qua dietro. Tutte da 12 megapixel, perché i megapixel sappiamo non fanno la qualità, fanno sì la risoluzione, però cioè, già con 12 megapixel se volete poi stampare una foto la stampate bella grande, eh, cioè, quindi eh, sono più che sufficienti. Io preferisco avere meno megapixel ma più qualità eccola qua la cam che può andare da 3.5 a 5.2x ottici quindi variabile e poi c'è la grandangolare e la classica 1x con stabilizzazione di immagine sia 1x sia la um, zoom poi abbiamo il flash led laser facciamo una cosa lo configuro così proviamo subito questa cam Ok, dai, apriamo questo pacco che secondo me arriva da Xbox, eh? Arriva da Xbox, eh? Sono fuso, ragazzi, è giovedì. Per me è venerdì perché domani parto per tre giorni di tour dell'Italia elettrica. Praticamente arriviamo dalla parte adriatica fino all'altezza di Roma, forse un po' più giù, Pescara. Giù lì poi tagliamo dentro Roma, poi su tutto in tre giorni con Valenza, con altri amici elettrici, con insomma la EQS. e... Mh, vabbè, ragazzi, eBay pronto, amici di eBay? Cover rosa per PlayStation 5, io ho messo quella nera e sono felice, perché devo mettere anche quella rosa? Però vabbè ragazzi, a cavaldonato non si guarda in bocca, grazie di avermi una regalata. Ebay, poi tutto il ricavato ovviamente in beneficenza. Pacco anonimo, mentre la sta sempre configurando. La nostra utilità consiste nella produzione artigianale di articoli casalinghi e di giardinaggio, la pinza fa... Ho capito, questa è pubblicità gratuita, ma visto che arriva da uno di voi, da Francesco. Eh, no, da Esposio Vincenzo. Ma sì, te la fa, ma poi magari questa roba è pure utile. Ma come si toglie da qua? <ride> ah, no, ma è super utile! È la pinza per aprire i tappi dei barattoli di vetro senza rovinarli. Allora, vabbè, io ho quella. penso che abbiano tutti con tutti i vari questa invece. Ma è una genialata, questa è la classica genialata, la proverò. Grazie, grazie, grazie Vincenzo Esposito. Qua nel frattempo, la prima applicazione che ha scaricato, guardate, è Nord VPN. NordVPN. Sto montando il video, ma che NordVPN, Andrea, Nord Pass. È vero, sono cugini, è vero, usi anche NordVPN, ma questo è Nord Pass. E questo è l'Xperia che sta girando il video. Perché non so se vi ricordate qualche tempo fa, ho fatto un video dove andavo a comparare i gestori di password. Ve lo linko, boh, da qualche parte. Non mi ricordo mai se è a destra o a sinistra perché poi mi vedo specchiato. E avevo trovato che fosse uno tra i migliori gestori password, e adesso ha fatto questa collaborazione con me quindi ha fatto il mio codice sconto che vi consentirà di utilizzarlo a una tariffa veramente super agevolata. Io in questi mesi riconfermo: mi sono comunque trovato bene, non ho avuto problemi. Le password sono sempre state gestite molto bene in cloud, multi device. Insomma, andate a vedere quel video per capire come funziona qua in descrizione invece, per risparmiare qualche euro se vi piace. NordPass che è diventato. Il mio gestore delle password, nel frattempo, Snapdragon 8, generazione 1. Le prime impressioni sono un telefono comunque abbastanza performante. Una cosa, attenzione, il feedback della vibrazione c'è, ci sta, è abbastanza preciso. E la fotocamera, ovviamente, Tada, avete visto il problema. Unboxing con NordPass come sponsor, eh, comunque grazie, NordPass, di supportare il mio lavoro. Ok, accetta, salva l'ubicazione, Sì, va bene. Mentre usi l'app, dai, 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 fai provare. Eccolo qua lo zoom. Adesso voglio provare. Che cavolo posso fare? Perché lo zoom 5x è tanta roba, cioè, e poi, soprattutto, come faccio a farvelo vedere? Allora, facciamo così, facciamo così, mi giro da questa parte. Inquadriamo la cantinetta, guardate qua sono a 5.2, posso andare indietro fino a 3.5, guardate con continuità di zoom, ottico su tutto, allora eh, ottico fino a 5.2, poi passa all'interpolato, però 5.2, 3.5, ottico e questa cosa è veramente bestiale. Vedete c'è qua la camera periscopica, sentiamo sì. se si sente... Non si sente niente, cioè non sentono motorini o cose che si muovono, ma ovviamente questo è un unboxing, adesso lo userò, me lo porterò dietro per questo viaggio per l'Italia, tra l'altro seguitemi su Facebook, ve lo racconto, perché è un viaggio organizzato da Free2X che ha aperto un nuovo gruppo di discussione, vabbè chi se ne frega, andate a vedere su Facebook e, e niente, vi farò sapere. Ciao, sono gasato perché finalmente c'è qualcosa di nuovo, di innovativo nella cam, non i soliti 108 megapixel, 207, 10x. Sì, ecco, magari fosse arrivato a 3.5 e 10 p sarebbe stato meglio, ma è il primo, è come tutti i primi, bisogna aspettare poi il secondo, il terzo, il quattro, step by step, ma finalmente c'è uno step. Ciao! Ecco, adesso porto questa casa e provo a fare un barattolo a Gabri. Hai massacrato l'Olympique Marsiglia per 6-0. Adesso devi aiutare papà a fare una prova. Proprio di questo barattolo io con le mani che la mattina no, non ci non dici so mai. mai. Ma eh, allora, non hai più scuse. Prova questo attrezzo infernale, sono sì, curioso di vedere per se per funziona. Fa? Così dall'altra parte, bravo. Tac, sì, schiacci e devi cercare di svitarlo. Così lo avviti, mm. lo Indurisce ancora di più. Dai, dai che ce la fai, prova. E ho le mani eh, sudate. Dai, giralo, dai. Hai visto? So. Anche con le mani sudate. Non <ride> dire che funziona. <ride> Sai cosa vuol dire questo? Che la mattina non dovrei più rompere le scatole, papà. Mi apri il barattolo. Non posso mangiare adesso.